Ciao a tutti, allora per prima cosa volevo mostrarvi cosa andremo a realizzare in questo tutorial. Allora io avevo deciso di fare questa qua, la liquirizia con la fragolina sopra, fondamentalmente perché è molto semplice da fare, quindi ci prende poco tempo. Poi se riusciamo volevo fare anche questo qui, un bastoncino di zucchero. Poi faccio vedere anche le altre cose che ho fatto, le ciambelline, queste qua, poi qua, lecca lecca, li ho fatti così e così. Poi ho fatto i cuoricini, ho fatto e così, ce ne stanno un'infinità. Li ho fatti sia in versione maschile che in versione femminile, eccoli. Poi ho fatto dei fettini di torta e queste mi piacciono da morire, sono carinissime, anche perché si vedono tutti gli stratini, troppo carine. E poi, queste sono le ultime prove, le ciliegine e una coccinella sulla foglia. Allora, togliamo tutto. Allora, prendiamo un pezzettino di fimo nero e il fimo lo trovate. Allora, lo modelliamo bene con le mani, di modo che si ammorbidisca per bene. Allora, il fimo lo trovate nei brico, non in tutti però. Infatti io ho dovuto cercare un po' perché in quello vicino a casa mia non ce l'avevano, per esempio. E fate così con le dita, lo allungate, fate tipo un vermicello così. Poi lo arrotolate su se stesso. Così. Se non vi viene bene, rifatelo di nuovo, tanto questo non si secca, quindi potete riprovare. Ok. Poi prendete un pezzettino di fimo rosso, pezzettino proprio piccino, lo modellate e poi fate una specie di triangolino così e lo lavorate bene con le dita, schiacciate un po', dando sempre questa forma un po' triangolare ma arrotondata per fare questa fragolina. Questo qui è un fimo rosso e ha dei glitter, è carinissimo. Ci sono sia i colori base come questo qua, sia i colori glitterati che metallizzati, insomma ce ne sono diversi tipi. Poi andate a mettere la fragolina proprio qua. Così. Poi prendete un pezzettino di fimo verde. Mi raccomando, quando dovete passare da un fimo scuro ad uno chiaro, io adesso non lo faccio per questione di praticità, anche perché poi non sono colori che cambiano tanto, cioè un conto se si usa il bianco dopo aver usato il rosso, allora lì è il caso di lavarsi le mani perché sennò diventa rosa invece che bianco. E fate queste foglioline piccine e andate a mettere sopra la fragolina. Cocco
Allora, queste cosine secondo me sono molto carine anche per fare dei regali, tipo così. Magari lo mettete insieme a qualcos'altro quando uno fa i regali a Natale, al compleanno. Così. Mettiamo qua sopra. E poi l'importante è che provate e riprovate, perché tanto. Allora. Queste sono le mie prime prove con il fimo. Ecco qua, allora. Poi con questo aghetto così fate i puntini sulla fragolina come se fossero i semini, no? Così. Poi prendete questo filo di ferro che lo trovate sempre nei brico. Poi con le tronchesine tagliate un pezzetto così. Poi prendiamo le nostre pinzette e facciamo il gancetto da mettere sulla liquirizia per fare il ciondolo. Controllate che non sia più lungo, ovviamente. Ecco. In questo caso io lo accorcio un pochino. Ok. E adesso lo andiamo a inserire sopra qui. Con le pinzette. Ecco così. Ok, e adesso la possiamo mettere a cuocere in forno. Allora, il fimo va cotto, questo è il fimo, a 110 gradi per 30 minuti all'incirca. E mi raccomando, non lo fate bruciare perché altrimenti è tossico, quindi cioè, è consigliato usare magari un fornetto a parte solo per fare queste cose di fimo, però. Se uno non lo fa bruciare, magari lo può cuocere anche, sempre con sotto la carta da forno, ovviamente, e anche su un forno normale.